questo incontro molto particolare con i grandi artisti. Ci mancava la batteria comunque. Sì, a volte, vero? Di Tolo, che... Sono Franz, tipo strafalcione. Sono Sabrina, sono, è con vero piacere che sono qui a presentare questa manifestazione questa mattina e sono emozionata, non c'è motivo di scriverlo perché si è visto anche prima. Ed è quindi con piacere che presento questa manifestazione. Sono stata un po' costretta perché forse l'hai conosciuto, abbiamo il nostro dispotico presidente Eddie, che simpaticamente mi ha coinvolto in questa faccenda. Fatto bene, meno male. In questa faccenda do quindi il benvenuto a questo grande artista, Franzi Cioccio, comunque esponente di un eccezionale gruppo, la PFM. Do il benvenuto da parte di Ortona, dei cittadini del comprensorio. Non vedo ancora il sindaco, abbiamo però l'assessore Santarelli, sta arrivando, sì, il nostro senatore Coletti, e un saluto particolare anche da parte del presidente dell'Istituto Tostiano, dove ci scusiamo, e questo è doveroso dirlo, per la perseverante insistenza. Ma quando la morgata che si fissa un obiettivo raramente desiste, usando anche l'arma, come dice spesso Eddie, della reiterata petulanza, quindi l'avremmo chiamato, richiamato molto spesso e volentieri. E siamo già giunti al momento anche di testimoniare i sentimenti da parte delle autorità, quindi inviterei il sindaco, magari a dire l'ingegner Fratino, a dire due parole e poi il senatore Coletti. Buongiorno, due parole. Prima, io ho l'età giusta per essere un tuo e un vostro grandissimo ammiratore e anche di più. Quindi è un onore per me a livello personale e ovviamente per tutta la città che ho l'onore di rappresentare averti qui. E piccolissimo rimprovero questa tua presenza qui. Probabilmente meritava veramente qualcosa di più, perché noi, soprattutto io e la mia generazione, ti consideriamo un grandissimo. E purtroppo, come ha già detto l'assessore, è stato organizzato un po' all'ultimo, così velocemente, ma credi, sono certo di interpretare il sentimento di non solo dei miei coetanei, ma di tutti. Abbiamo una grande stima di te, ti vogliamo un gran bene, sì, per noi un mito. Dirò io due parole. Quindi veramente un onore averti qua, io ti ho sentito già diverse volte, anche qualche volta da Dio, quindi sono veramente contento di essere qua. Grazie a voi per averlo organizzato e ritorno la parola a voi, grazie di essere qui. Ringraziamo il sindaco, Gianfratino. E chiamerai il senatore Coletti a dire due parole? No, c'è il microfono che funziona meglio. No, senza quindi... microfono. Senza microfono. grazie al Di Cioccio. Io voglio dire a lui che Ortona è la città che produce iniziative musicali di un certo livello. Non so se ti hanno detto la storia di Ortona, pure per quanto riguarda la musica leggera. Per quanto riguarda la musica di cielo ci sono dei gruppi eccezionali, già adesso i ragazzi, loro sono bravissimi, Maurizio è uno dei migliori, sicuramente, ma devi sapere anche che nell'89 abbiamo fatto una giornata, una serata di ricordi di tutti i complessi degli anni 63, 64, 65. Eravamo circa 23-24 all'età avanzata e abbiamo risuonato dopo una ventina d'anni e molti di questi complessi continuano a suonare anche adesso, 50 anni, 52-53, si esibiscono, quindi c'è una tradizione musicale abbastanza forte nella nostra città, per cui è un onore averti a Ortone, è un onore sicuramente ascoltarti, mi associo alle parole del sindaco e ti facciamo tantissimi auguri per la tua carriera. Ringrazio dunque il sindaco e il senatore Coletti e passiamo al momento solenne di questa cerimonia, cioè che prelude quindi al conferimento del premio.
Una scheda molto meticolosa è stata preparata da parte dell'associazione, il Moro Callari, e per la cerimonia di premiazione ho il piacere di dare la parola per la lettura della scheda al dottor Tommaso Fuggente. Ecco. Io prima di leggere la scheda, però non posso per la mia dire qualcosa dentro di me personale. Allora, negli anni 60-70, e qua ce ne sta qualcuno, anche noi avevamo dei complessi, all'epoca si chiamavano così. La prima di Cornelia Marconi per me è sempre stato un mito, come per tutti gli altri presenti in sala. E ricordo che addirittura riuscivamo a fare a botte per quelli che erano pro banco del mutuo soccorso, per quelli che erano pro io che avevo qualche studio classico di chitarra, se all'epoca si diceva quello là è Carlo Santana, quell'altro non so, è Maurice Blackmore, faceva rocchettaro, io mi ricordo, mi ero felice, mi chiamavano il Musila, anche perché ero uno dei pochi che riuscì a fare l'assolo di Dolcissima Maria di Living USA. E tu pensi che, e concludo qui, che mentre altri hanno nel portafoglio la fotografia della moglie e magari dei figli, io ho sempre nel mio portafoglio il plettro che Franco mi ha regalato tempo fa, firmato. E lo custodisco proprio con una reliquia. E quando suono con quello, non so perché la chitarra suona per me. Vabbè, da concludo passo alla parte ufficiale. Tra gli artisti più amati della nostra generosa terra d'Abruzzo è impossibile non fare riferimento a Franz Di Cioccio, uno dei pedini più illustri, tenace propulsore della celebre formazione della PFM, premiata Forneria Marconi, il gruppo rock più popolare degli anni 70 e quello che in assoluto ha avuto più successo nel mondo. Il nostro Franz, Franco Musila, Flavio Premoli e Giorgio Piazza, già negli anni 60 si guadagnano la fama di migliori strumentisti dell'epoca, partecipando a numerose incisioni di Mina, Battisti e Kip 84. All'inizio degli anni 70, ampliando la formazione col violinista Mauro Pagani, aprono ad un rock più variegato, suonando magistralmente, tra l'altro, i motivi dei King Crimson e Jethro Tull, nonché esibendosi autorevolmente con gli Yes, i Procol Harum, i Deep Purple, e accompagnando Battisti nel primo show televisivo con musica dal vivo. Al Festival d'Avanguardia, Nuove Tendenze di Viareggio, presentano il primo loro album, Storia di un Minuto, preceduto dal singolo Impressioni di Settembre, album che riscuote un travolgente successo, attestandosi al primo posto delle classifiche, un vero cavallo di battaglia. L'eccellente musica, la tecnica raffinata, la forza espressiva, l'entusiasmo nel cercare sempre nuove possibilità sonore ed interpretative caratterizzano fortemente la premiata Forneria Marconi, determinandone un successo tanto irresistibile quanto meritato. Dopo l'album Per un amico, nel 73 la premiata Forneria Marconi si lancia alla conquista del mercato inglese con l'album Photos of Ghosts, testi a cura di Pete Sinfield, già paroliere dei King Crimson. Il disco è prodotto dai mitici Emerson, Lake & Palmer ed entra nella classifica americana, cosa che incoraggia la nostra band a partire alla conquista dei mercati internazionali con lo spettacolo live ben collaudato nelle trionfali tournée italiane. In agosto suonano anche insieme ai Genesis, Rory Gallagher, Rod Stewart. Le riviste musicali danno molta risonanza a questi avvenimenti, anche perché la PFM apre la strada ad altri tentativi di esportazione del pop italiano, il Banco, le Orme. Gradevolissime l'incisione del 74, L'Isola di Niente, eseguita col nuovo bassista Patrick Zivas, che sostituisce Giorgio Piazza. Sempre negli anni 74 e 75 ricordiamo la trionfale tournée in Sud Italia, la partecipazione al Festival del Renudo, l'esibizione all'Olimpiade di Parigi, al Festival di Montreux e a quello Jazz di Zurigo, nonché al leggendario Rainbow di Londra, davanti ad un pubblico entusiasta. Dopo una tournée europea con i Teen Years After, la PFM parte per il secondo tour americano,
che coincide con l'uscita di Live in USA in America col titolo di PFM Cook, ricavato dai concerti di Toronto e New York, un tour che tocca le maggiori città americane e ottiene un indiscusso successo. Con l'uscita di Chocolate Kings, sempre nel 75, la PFM diventa sestetto, inserendo un cantante al tempo pieno, Bernardo Lanzetti. L'ottimo piazzamento nella classifica inglese porta alla quarta tournée in Gran Bretagna, con tappa alla Royal Albert Hall di Londra, presente la regina madre. Nel dicembre 75 partenza per il Giappone e poi direttamente per gli USA, suonando a fianco dei Santana, Beach Boys e Peter Frampton. Nel 77 la quarta tournée americana e nel 78 l'album Passepartout. Nel 79 la coppiata con Fabrizio De André per una fortunata tournée dalla quale sono ricavate le canzoni dell'album De André e PFM in concerto, che vede l'esordio di Franz Di Ciocio come ispiratissima voce solista. Negli anni 80 il nostro Franz lavora nell'ambito giornalistico, conducendo la rubrica televisiva Punk e a Capo, per Milano 2, collabora con Repubblica e il mensile Tutto, conduce per Italia 1 il programma You to Speak e Leonardo, partecipa inoltre al Festival di Sanremo 88. Intanto escono altri album della PFM, come Suonare Suonare, Come Dimentica la Città, Performance Miss Becker. Gli anni 90 vedono i componenti della PFM impegnati separatamente in progetti personali, ed in particolare il nostro Franz nel 92 incide Lupus in Fabula, primo disco da solista, oltre a partecipare al Cantagiro. Successivamente apre uno studio di registrazione per la realizzazione di colonne sonore musicali per l'emittente TV Italia 1, oltre alla celeberrima sigla musicale del TG di Canale 5. Per le produzioni discografiche, Franz è direttore artistico di Fermenti Vivi, un'etichetta di area rock distribuita da Sony Music. Nel 97, con Premoli, Zivas e Musile, ricostituisce la PFM, incidendo il CD Ulisse. Segue un'acclamata tournée ed un album doppio. Il nostro Franz pubblica inoltre il libro Due volte nella vita, che narra la storia del gruppo. Nel 99 è direttore artistico di una manifestazione di, giovani, di gruppi giovanili al Neapolis Rock Festival. Con l'album Serendipity e con le nuove recenti tournée in Giappone e Sud America, il gruppo entra nel nuovo millennio. È proprio nel nuovo millennio che incontra, è lui, l'associazione Moro Calderi, la quale oggi vuole onorare il percorso artistico della PFM e del nostro Di Ciocio in particolare. Il nostro è un riconoscimento semplice, ma dato con grande, autentico affetto. Grazie. Questa levataccia, però era uno dei pochi modi per essere qui con voi, perché la distanza spesso non riesce a coprire magari l'affetto. Avrei voluto essere qui già tante altre volte, sono stato qua in concerto l'anno scorso, era due anni fa, è stato un bellissimo concerto, ricordo. E l'insistenza non è stata assolutamente notata, perché capisco lo spirito degli abruzzesi. Io ho sempre portato con me questo spirito e non sarei forse arrivato dove sono se non fossi stato abruzzese, anzi ci tengo a dirlo che forse la PFM con un abruzzese dentro ha fatto queste cose che ha fatto, perché essere cocciuti è una delle cose buone di questa terra. Sapere essere sempre, come diceva mio padre, al quale devo moltissimo, perché è stato un grande musicista anche lui, è lui che mi ha trasmesso questo amore per la musica, anche se eravamo di due generazioni diverse, lui avrebbe voluto che io avessi intrapreso la carriera più seria, lui era un
musicista classico e mi ha sempre considerato, fino a quando poi non ha visto la cosa, ha preso questo forma. Per lui io suonavo lo strumento delle scimmie, cioè la batteria è qualcosa di estremamente un po' animalesco, no? Diciamo che lui, portandomi a Milano, ha favorito molte delle mie possibilità, ha dato un grande slancio alle mie possibilità, però un ceppo così radicato nell'essere testardo, nel cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, ci ha portato a fare cose che probabilmente tanti altri non sono riusciti. Andare in America, andare in Inghilterra, fare dei dischi in inglese, avere la testardaggine di andare in Sardegna a convincere Fabrizio a fare una tournée dal vivo che nessuno avrebbe mai immaginato, perché era molto difficile, era un personaggio non facile da convincere, è genovese, è un'altra bella razza, insomma. Però tutte queste cose qui mi hanno sempre stimolato, proprio perché in alcune radici della mia terra ho preso gli stimoli per poter fare sempre di più. Non lo dico perché sono qua, non ho mai nascosti i miei natali, sarebbe stato facile a Milano dire dove sei. Io tra l'altro sono andato a Milano, avevo 3 anni, quindi tutto e per tutto sono milanese, almeno all'apparenza. Questa è la cosa, la chiave bella è questa, all'apparenza ho la voglia di lavorare, la velocità di tutto ciò che riguarda il nord, e invece dentro è rimasta questa sana radicalizzazione nel territorio abruzzese, per cui ho sempre detto: di dove sei? Mi chiedevano, di Prato alla Peligna, e ovviamente ridevano molto spesso, perché Prato, non, Prato è Prato, Prato alla Peligna è un'altra cosa, c'era una là di troppo, quindi Prato la Peligna, no, non è Prato la Peligna, cioè non è questa è la Peligna di qualcosa, no, è Prato la Peligna. Quindi potete immaginare un ragazzo che parte da 4 anni, continua a spiegare questa cosa, con un cognome impossibile, di Cioccio, molto, devo dire, molto usuale qui dalle nostre parti, però all'epoca a Milano erano in 4, mio papà, mio fratello, l'altro mio fratello, io e credo un cugino, quindi sulla guida di Milano c'era una piccola zona. Quindi era veramente difficile portare un cognome di Cioccio in un posto così a Milano intorno agli anni 60, quando avevo deciso di fare musicista, e per di più con un nome come Franz, che non è un nome così messo lì, non è un nomignolo artistico, è proprio il mio nome di battesimo, perché papà aveva il pallino dei musicisti tedeschi, come tutti quelli che fanno musica classica, quindi Franz Liszt, Franz von Suppé, Franz Lehar, e quindi Franz, quindi forse era destino, ecco, la cosa si chiude in questo modo. E che dire, tutte queste parole mi hanno fatto molto piacere, mi dispiace riuscire a dedicare così poco tempo, è un momento molto caotico perché a tutto quello che ha letto il Tommaso, adesso gli faccio un esamino, voglio vedere come suona Dolcissima Maria. Più tardi sarà interrogato a dovere, però queste tournée che abbiamo fatto in Giappone, questo, diciamo, questo passare nel nuovo millennio ha coinciso in un volere riattestare su delle posizioni che credo che un gruppo come PFM si merita, perché la musica sta avendo attualmente un certo degrado, insomma tutto ciò che di musicale si sente non è così bello come negli anni 70, ma non lo dico con nostalgia, dico proprio che si sta cercando di banalizzare tutto, la globalizzazione porta anche ad un appiattimento di quello che sono le possibilità di ampliare i propri percorsi artistici, musicali, culturali. Nella musica che si suonava nel 1970 c'erano testi, c'erano canzoni, c'era soprattutto la voglia di poter usare l'immaginazione tutte le volte che ci si accostava alla musica. Oggi la musica è solamente subita, perché le programmazioni sono molto standard in tutte le radio, per cui fare una musica
immaginifica è sempre una responsabilità ed è un dovere anche per chi come noi ha fatto un percorso così. Quindi abbiamo deciso di riprendere a fare le tournée nel mondo, siamo ripartiti, siamo andati in Giappone, un grandissimo trionfo, e in quell'occasione abbiamo registrato il nostro concerto sia in video che in audio, per cui ho finito di lavorare proprio la settimana scorsa su questo progetto che è già stato dato alla stampa, per cui sono impegnato continuamente, non è mai riuscito di venire con calma qui nella mia terra a passare una settimana con tranquillità a poter vedere i posti. Anzi, Mauro è stato molto carino perché mi ha portato a vedere un po' di posti e mi sono fatto tutti i miei flashback ripensando a com'era questa terra prima e com'era adesso. E tutte le volte che ci torno faccio sempre un po' di, non di ricordi, ma mi piace vedere come si è sviluppata, che cosa c'è, che cosa sia rimasto. Quindi petulanza non è stata assolutamente recepita. Anzi, mi scuso di non essere venuto prima. Grazie. Infatti il nostro batterista suona la tastiera. Si sente sempre cambiare tutto. Ah, sente? No, è una tastiera o una pastiera? Non so la differenza. Ci sono batteristi bravi e batteristi grassi, no? Larghi di vedute. Allora, dolcissima Maria. Dolcissima Maria.
so come si sente. Si sente bene. Da resto volevo ringraziare mio fratello Gianluca Pelliciano, che se non veniva lui non si poteva fare niente. Capiterà un'altra occasione. Sicuramente, sì. Passiamo allora alla partecipazione col pubblico, ci saranno sicuramente delle domande, quindi invitiamo i presenti, per chi volesse, di fare delle domande a Francis Giorgio. Buongiorno, possiamo dare il tuo? Sì, prego. Tu hai collaborato nel corso degli anni sia con Battiato sia con De Attre, tra l'altro Battiato è il nostro ospite, sicuramente il prossimo anno. Volevo chiederti una cosa, come hanno influito nel corso del tuo percorso artistico? Allora, Battiato no, Battisti. Voglio dire Battisti. Siamo stati due tappe importanti. All'inizio della mia carriera di musicista a Milano facevo quello che si dice con un termine inglese session man, ed è la persona che generalmente suona dei dischi per altri. E il modo di suonare, perché i tempi di cui parlo sono oramai abbastanza lontani, insomma negli anni 60 non c'era la divulgazione musicale che c'è oggi, con soprattutto internet che permette di scaricare i brani velocemente. Una volta i dischi si dovevano comprare a Lugano, da Milano, perché non arrivavano neanche di importazione, arrivavano quelli particolari, arrivavano a Lugano, quindi bisognava andare a comprarli lì. Ed ero molto appassionato, sempre la passione di spingere cose, quindi ero molto documentato su tutto ciò che succedeva e amavo, io ho sempre amato qualsiasi genere musicale, non ho mai avuto una preferenza unica, sempre nell'ambito del rock. Nel rock come espressione di musicista, però nella mia formazione musicale considera che c'era la musica classica sempre e comunque, perché quando ero piccolo papà metteva musica classica dalla mattina alla sera, insomma, no? In casa
c'era sempre una sinfonia in qualche modo, quella nel piatto che girava e quella di mia madre che litigava sempre, diceva basta questa cosa, mi stai fanno goccia così e via dicendo, questo detto proprio. Dai, c'è qui il dottore della loggia che è un dottore di famiglia, quindi tutte queste cose le sa, che è di Ortone, intanto ci ritroviamo, quando vengo qui lo ritrovo. E per cui sono cresciuto sempre con pane e musica classica da una parte e a rock con tutte le varie situazioni di importazioni, Cream, Jimi Hendrix, quindi poi in Italia. Quindi avevo una formazione abbastanza variegata, per me la musica è tutta bella quando è bella, in ogni sua espressione, quindi esiste solo musica buona e musica non buona, musica, cattiva musica e buona musica. Ci sono i cantautori che fanno delle cose bellissime, dei gruppi rock che fanno delle cose bellissime, ognuno preso nel suo stile, nel suo ambito. Quindi non mi piace in particolare uno, ma mi piace tutti quelli che fanno un'espressione artistica sincera, autentica, dove dietro c'è qualche cosa di particolare, dove questa musica magari è stata generata da una scintilla, che venga da un testo, da un modo di pensare, da un modo di filtrare una serie di intuizioni musicali. Queste sono, secondo me, le scintille della musica. Per cui avevo una preparazione abbastanza vasta. E Battisti, che veniva, è stato il primo con cui ho collaborato e io ho lavorato con lui nel periodo migliore, cioè che va dal 68 fino al 71, che è la parte migliore della sua creazione, da Balla Linda fino alla Canzone del Sole, per intenderci, dove dentro c'è 10 ragazze, Acquazzurra che è chiara, Mi ritorno in mente, Motociclette, tutte queste cose dove io suonavo insieme a lui. La cosa bella è che lui veniva, faceva il musicista anche lui, suonava in un gruppo e faceva il chitarrista in un gruppo, per cui aveva un modo di approcciare la musica e di comunicare completamente simile al mio, perché io suonavo in un gruppo, suonavo tutte le sere dalle 9 alle 4 del mattino, quindi a scuola mi addormentavo inesorabilmente tutte le mattine sul banco, e per cui c'era una certa similitudine. Quando lui ha deciso di fare il salto, di diventare cantante, perché fuori di cantare i suoi provini, avevano trovato che la sua voce era molto interessante, a volte più interessante del cantante al quale andavano a proporre la canzone. E lui, venendo a sapere che questo gruppo dove io suonavo, che erano i Quelli, era un gruppo molto affiatato, decise di prenderci in blocco e di creare questo gruppo di lavoro. Questo gruppo di lavoro ha fatto tutti questi dischi in tutti quegli anni, abbiamo creato il nostro suono in cui noi collaboravamo, e la cosa bella del nostro rapporto non era come con gli altri direttori d'orchestra, per esempio. Ho lavorato con un moltissimo direttore d'orchestra, ho suonato per tanti altri musicisti, però con lui era diverso perché veniva da un gruppo, quindi parlavamo lo stesso linguaggio e mi permetteva di suonare come io sentivo. Quindi lui aveva il pezzo, veniva, non so, la mattina, ci trovavamo alle 9:30 in studio, cominciava a far sentire il pezzo, poi lì si costruiva e diventava il pezzo che poi incidavamo. Quindi mi potevo permettere di inventare delle cose, e lui mi dice: ah, che bello, questa ce la mettiamo, tipo 10 ragazze, dove c'è il famoso colpo, quello dice: vorrei sapere che ha detto che non vivo più, cioè tutte queste costruzioni che sono comunque invenzioni, che spesso nei dischi danno una caratteristica, come Acqua Azzurra, Acqua Chiara, dove ci sono tutto un giro di tamburi dopo ogni volta che lui canta Acqua Azzurra, ci sono. È un modo di suonare estremamente espressivo che lui amava molto. Siamo andati avanti fino a quando poi PFM ha avuto successo e le nostre tournée ci portavano in giro per il mondo e non c'era più tempo di crescere questo sodalizio. Però è stato molto bello come formazione, perché, caspita, è uno dei più grossi autori che abbiamo avuto, per cui ho avuto la fortuna nella vita, ti capita, e questo ovviamente, essere a Milano in quel momento, negli anni 60, sono le coincidenze, ecco. È molto bello perché sono all'improvviso preso coscienza e consapevolezza delle possibilità che potevo avere come espressione di batterista. Il mio modo di suonare è
molto diversa da quella degli altri. Io non faccio mai un punto di, il mio punto di partenza non è la tecnica dello strumento, ma è l'espressione dello strumento. Quindi mi piace colorare, dare dei suoni. A volte basta un solo colpo di piatto per sintetizzare un'emozione. Emozione, per esempio, che è la canzone, una delle più famose, dove abbiamo suonato in diretta al primo colpo, quella registrazione che tutti conoscono è stata fatta con 60 elementi di orchestra, buona alla prima, con lui che cantava in diretta, dove la batteria suona pochissimo, come scelta di suonare con le mazze, con i feltri, non suonando i tamburi, perché la canzone deve essere molto battata. Ci sono molti piatti suonati dentro una specie di stanza d'eco. Ecco, queste sono le caratteristiche che rendono delle volte anche una canzone affascinante, perché parliamo sempre, io parto dal punto delle emozioni. Devi emozionare quando fai una cosa, non più che lo sfoggio tecnico, che è sempre una cosa buona per un certo tipo di sensazione, ma per me la musica è soprattutto emozione. Invece con De André è stato un rapporto diverso, è nato in due momenti diversi, all'inizio degli anni 70 con La Buona Novella, che è uno dei suoi album più belli, che era un album concept dove lui aveva una storia unica, che era la riscrittura dei Vangeli, secondo la versione apocrifa, non quella che ci è sempre stata insegnata, e questa rilettura dei Vangeli passava attraverso le canzoni straordinarie in una unica opera che era considerata, allora si diceva, un album concept, cioè un concetto unico che lega una serie di canzoni, 10, 12, non ricordo quante. È stata una bellissima esperienza perché i testi, la capacità sua poetica di farti entrare in questa storia cambiò un po' il nostro modo di pensare. Infatti, dopo l'esperienza della Buona Novella, il nostro primo album, Storia di un minuto, è un album concept dove c'è una storia unica di un protagonista che legge la sua vita in uno spazio di un minuto mentre sta uscendo per andare a lavorare e sogna la sua vita con dei momenti che sono al mattino, quante gocce di rugiada intorno a me, fino ad arrivare all'esplosione della festa, quindi lo stare insieme, agli amici, è tutto naturalmente trasfigurato all'interno di quello che uno vive tutti i giorni, cioè prendere, andare a lavorare, avere una serie di condizionamenti della vita quotidiana. Questo lo pensavamo nel 70, non è che sia cambiato, mentre la sensazione di ognuno di noi di essere poi libero, di vivere uno spazio più dilatato per se stesso, per cui la festa, gli amici intorno al fuoco, desiderio di cercare una persona che sia veramente quella che tu pensi, e quindi c'è questa canzone Dove e Quando che dice dove sei, donna ideale, sto ancora cercando te, perché in realtà quello che poi una persona cerca è il suo ideale per poter riunire i due pezzi della vita che sono l'uomo e la donna, che riescono a trovare una forza per creare quel nucleo che funzioni per tutta la vita. Quindi c'era sempre questo sogno, dove, quando, e poi c'era la carrozza di Hans che è come ritornare bambini e rivedere una serie di sogni, la famosa carrozza che ti porta attraverso tutti i posti fatati che tu vuoi, anzi il mercante ti porta in giro a vedere tutto ciò che tu vorresti vedere. Ecco, in questa storia di un minuto c'è l'incipit che noi prendemmo lavorando con André. C'è un disco in cui tu sviluppavi tutto un concetto come se fosse una specie di piccola operina teatrale. Fu una bellissima intuizione, perché Storia di un minuto poi diventò un disco importantissimo. Tra l'altro quest'anno è il nostro trentennale discografico ed esce questo doppio live e faremo una grande festa a Milano, purtroppo. Il 11 di novembre faremo questa festa in cui festeggeremo i 30 anni discografici della band, in cui ci saranno la formazione attuale più tutta una serie di ospiti che verranno. Ci sarà Mauro Pagani che torna a suonare con noi dopo 25 anni, ci sarà Peter Emil, The Vandergraff, che viene a renderci omaggio,
perché ha cantato un brano in questo disco nuovo che uscirà, c'è un brano inedito che abbiamo scritto insieme a Peter Emil, proprio per riallacciare un po' i fili di quell'epoca. Poi ci sarà forse Battiato che ci ha onorato della sua interpretazione di Impressione di Settembre, e poi ci sarà credo Cristiano D'André per suggellare questa amicizia che ci lega da quando lui era piccolo, perché poi in quella tournée che facevamo dopo con D'André nel 79 lui era un piccolo bambino che sognava di suonare la batteria, quindi ce l'avevo sempre dietro di me. E ogni tanto mentre suonavo sentivo che toccava le cose, dicevo smettila perché tuo padre si incazza, se senti che... Ovviamente chi suona la batteria, che è come la marmellata per i bambini o il miele per le mosche, la batteria è uno strumento fantastico per chiunque pensa, piace andare lì a toccare, perché qualsiasi cosa si tocca suona, non è come un altro strumento dove bisogna avere comunque una certa conoscenza per cavarne fuori qualche cosa di interessante, perché il pianoforte uno fa così e sente le note stonate, ma questo lo fa anche il gatto se lo si mette sulla tastiera, cammina e non succede niente. Invece la batteria, tutti vogliono toccarla perché escono fuori delle cose. Poi da lì a accompagnare è difficile, insomma, non è proprio facilissimo, quattro arti metterli insieme, tutti sincronizzati, non è proprio così facile, però si può fare, ecco, diciamo. Quindi lui era un ragazzino petulante che poi invece è cresciuto, è diventato come molto bravo, ha lasciato... Come me, petulante. Ha lasciato il desiderio di suonare la batteria, che è tipico di tutti i bambini. I bambini sono costretti generalmente dalla mamma a suonare il pianoforte, perché mio figlio suona il piano, cioè fa molto più raffinato. Dice mio figlio suona la batteria, batteria. Strumento delle scimmie, come diceva il vecchio papà Ennio. E quindi invece poi col tempo è diventato un bravissimo musicista, perché poi ha frequentato il conservatorio, è diventato un bravo violinista, quindi penso che l'11 faremo una versione del Pescatore con tre violini, Lucio Fabbri che l'ha suonato nel disco, Pagani che l'ha suonato dopo e Cristiano che l'ha suonato poi ultime parti della tournée col padre, quindi uniamo idealmente una specie di tutta questa generazione. Ecco, questo è con De André, è stato bellissimo perché avere a che fare con un poeta, perché di questo si tratta, è molto meno cantate, soprattutto con dei testi veramente minimali. Il testo di Celebration dice: come sempre la festa di chi è? È come un illumino d'immenso, cioè erano solo dei piccoli momenti. Invece poi il testo è diventato importante, perché col testo tu puoi comunicare, perché in fondo questo paese è fatto di musicisti, navigatori e poeti, ovviamente. Grazie. Io grazie a Dio ho una bella salute, insomma, non so, però ce l'ho. Papà ha 95 anni, sta benissimo. È perfettamente lucido, a parte i dolori che può avere un uomo di 95 anni, ma è così, evidentemente il ceppo, l'Abruzzo, non so, i Macarrulli alla chitarra, da qualche parte verrà, insomma. Però questa cosa non nego, è molto importante per la band, perché è una cosa che visto da giù fa abbastanza, però sono così. Forse perché mi alzo alle 7 del mattino, vado in giro con i cani e faccio una vita abbastanza... e mi concentro, cioè se quando sono sul palco, per me il palco è tutto, è proprio il mio luogo ideale dove stare. Per me fare un concerto non è assolutamente un peso, ecco. Quando ho fatto 2 ore dico, come è già finito, mi sento... e fortunatamente ho anche la soglia della fatica molto bassa, ho circa 60 battiti scarsi, non reagisco bene a questo qua, è un fatto proprio così di natura, insomma, è una fortuna in un certo senso, insomma. Dottore, quando sono nato, mi scherzo senza campagna.
quando li vedo, ciao, Sabrina. Mi piace, e spero di rivederlo. Fai quello che sto a dire. Saluto gli euro, saluto tutti. Siamo al posto. Ha fatto provare parecchio.